Spazio, ultima frontiera. È la parola chiave. Tralasciando per un attimino la celebre frase di Star Trek, posso dire che lo spazio ha giocato sempre un ruolo fondamentale nell'immaginario collettivo dell'umanità, in quanto si tratta di qualcosa di inesplorato, di sconosciuto, di troppo grande e troppo spaventoso certe volte, no? Lo spazio ha creato parecchie, parecchie, parecchie storie, parecchie leggende, parecchie dicerie. Nel mondo dei fumetti ha creato parecchi eroi, ha fatto nascere anche alcuni gruppi di supereroi come i Guardiani della Galassia, oppure i Fantastici 4. E lo spazio e i supereroi hanno anche cambiato la vita a certe persone che magari leggendo i fumetti hanno intrapreso una certa attività lavorativa che adesso stanno portando in avanti. Marvel Comics, Panini Comics e in collaborazione con ASI, Agenzia Spaziale Italiana, hanno fatto uscire questo piccolo capolavoro. Questo piccolo capolavoro, che piccolo in realtà non è, è leggermente più grande dei classici cartonati della Marvel, in quanto è 19 centimetri e qualcosa per 20 e qualcosa, tipo 28, comunque è abbastanza grande. Ecco qua, cioè rispetto a un libro pubblicato da Panini Comics abbiamo due grandezze veramente assurdamente diverse. Comunque, la particolarità, ovviamente, iniziamo dalla copertina magnifica di Alex Ross. Mostriamola meglio perché magari. Ecco qua, una magnifica copertina di Alex Ross. Allora, abbiamo. Innanzitutto abbiamo l'introduzione di Francesco Rea, che è il responsabile delle comunicazioni presso l'Agenzia Spaziale Italiana. E alla fine abbiamo una piccola cosa interessante, ossia che cos'è l'ASI? Perché ASI nel progetto spaziale e successivamente un piccolo capitolo dedicato ai astronauti italiani, cosa abbastanza interessante soprattutto per i giovani, ma anche meno giovani, che vogliono. Non dico intraprendere la carriera degli astronauti, però avvicinarsi allo spazio, che è sempre magnifico, no? Tra le storie, sono 14 storie, tutte con l'unico appunto punto d'appoggio, con l'unico perno che è lo spazio. La storia forse più importante da leggere per un appassionato di fumetti e anche per magari un giovane che non sa cosa fare è questa. I Fantastici 4. Si tratta della prima storia dei Fantastici 4 del 1961, scritta da Stan Lee e disegnata da Jack Kirby. Eccola qui, un attimo soltanto, vediamo qualche tavola. E ci parla proprio della nascita dei Fantastici 4. Adesso bisogna dire una cosa, magari per come siamo fatti oggi, questa storia potrebbe sembrare un po' troppo semplicistica, un po' troppo caotica, però rappresenta un baluardo, un punto fermo all'interno della storia dei fumetti statunitensi. E come tale va letta e va approfondita poi, perché è parecchio, parecchio, parecchio interessante, parecchio divertente anche, e ci mostra un po' la differenza dei fumetti di una volta. Altra storia, ad esempio, molto interessante è. Pa, 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 un attimino soltanto. È questo qui, ossia. Gialle miserie. Il più grande eroe dello spa. Il più grande supereroe della galassia. Questa qui, scritta da Dan Slott e disegnata da Giuseppe Camuncoli, apparsa in The Amazing Spider-Man 680-681, ed è una storia che ovviamente ha anche un po' di citazioni cinematografiche,
vi lascio immaginare quale, ma vabbè. Comunque, è una storia abbastanza interessante e importante dopo la collaborazione di Spider-Man con i Fantastici 4, ecco, dopo questa collaborazione. Ed è una storia scritta bene, ma si tratta sempre di Dan Slott, che nel bene e nel male ha creato nell'immaginario collettivo un ragno, quello che conosciamo al giorno d'oggi. Tra l'altro è stato anche uno degli artefici della creazione di Marvel Spider-Man, il videogioco uscito per PS4. Ma in definitiva quest'albo, dal costo di 24 euro, dà una grandezza abbastanza sproporzionata rispetto a tutti gli altri albi, infatti sarà quello là che vedrete subito nella vostra libreria. Vi permetterà di avvicinarvi allo spazio, oppure ai vostri fratellini, sorelline, figli, figlie, insomma, ai più piccoli, e ai più grandi darà l'opportunità di avere una piccola raccolta con le storie più importanti sullo spazio. Quindi approvato. In calcio troverete la recensione, quindi il link alla recensione completa. Vi consiglio e vi prego di iscrivervi al mio canale, che trovate tutti i link sotto, trovate la mia pagina Facebook e il sito Avoc Point. Grazie mille e alla prossima.